dei sintomi, un anticipo di contestazioni, lo abbiamo visto ieri con parte del personale sanitario del Capo Sterzero che ha lanciato guanti di lattice sull'auto del primo ministro Mariano Rajoy. E qui la protesta andrà avanti per diverso tempo. Intanto cosa sappiamo sulle condizioni di Teresa Romero? Il governo, esatto, il governo comincia a sperare in un lieto fine, infatti stanno somministrando alla ammalata lo Zimab con la B, che è un parente dello Zimab, il farmaco made in USA che era andato esaurito ed è prodotto dalla stessa ditta che appunto ha concepito lo Zimab. Per il momento da Madrid è tutto, linea a Roma.